essa exposição que foi, tem mais de que, tem perto de 500 projetos, né? E não me custou nada. É um momento de prazer, tá na prancheta, imaginar. Eu segui a arquitetura, é questão natural. Eu, até os 20 anos eu não pensava em nada, a vida era um passeio, né? Mas depois que eu casei, eu senti que precisava trabalhar. E a arquitetura foi o caminho que eu escolhi. Credo che il protagonista della nostra conversazione, prima ancora di Oscar Niemeyer, sarà il Brasile. Il Brasile è un paese straordinario e ritengo che non possa non aver inciso in maniera fondamentale sull'opera di un grande maestro, quale appunto Oscar Niemeyer. Il Brasile è un paese lontano dall'Europa. È un paese la cui vastità, la cui immensità colpì per esempio molto Claude Lévi-Strauss. C'è questo racconto molto bello contenuto in Tristi Tropici all'inizio del volume, racconta appunto l'arrivo per mare a Rio de Janeiro, in questo luogo eccezionale in cui tutto sembra enorme rispetto all'Europa. In questa America in cui le dimensioni sono completamente esplose, in cui gli alberi, i fiumi, le strade, le montagne sono molto più grandi di quelle europee e dove tutto quello che viene importato dall'Europa, parliamo di importazione culturale evidentemente, assume una dimensione fisica ma anche naturalmente psicologica completamente diversa. Dopo il Brasile ci sono secondo me tre parole chiave molto importanti per comprendere il lavoro di Niemeyer nel suo insieme. La prima è la modernità. Niemeyer è un architetto del movimento moderno, ma è un architetto sostanzialmente anomalo rispetto al movimento moderno. Qualcuno parla di modernità organica, che è una sorta di contraddizione in termini fra i due concetti. La modernità naturalmente è un prodotto sostanzialmente europeo, è un prodotto fortemente ideologizzato. Non è chiaro quanto la passione per l'ideologia da parte dei maestri del movimento moderno europeo nascondesse una passione ancora più sostanziale per la forma. Quello che è certo è che quando il movimento moderno trasmigra culturalmente dall'Europa all'America perde tutte le sue connotazioni ideologiche e si trasforma in qualcos'altro. È quello che avviene, per esempio, nel passaggio dei maestri tedeschi dalla Germania agli Stati Uniti in uno dei momenti più bui della storia d'Europa, cioè nel pieno del periodo nazionalsocialista, quando appunto i Gropius e molti altri emigrano dalla Germania e si trasferiscono negli Stati Uniti. Il trasferimento fisico di questi personaggi determina una caduta dell'ideologia. Probabilmente non a caso nell'inglese americano l'international style designa il movimento moderno, ma per gli europei l'etichetta international style è qualcosa di sostanzialmente diverso dal modernismo europeo, appunto perché manca, come dire, il senso dell'ideologia. La seconda parola chiave è l'ideologia, in qualche modo era già entrata l'ideologia nel nostro discorso. Niemeyer è per molti anni presidente del Partito Comunista Brasiliano. Scappa dal Brasile, riparando a Parigi. Scappa nel periodo in cui un colpo di Stato militare si impadronisce del paese ed egli ritiene che
sia troppo difficile continuare a lavorare in Brasile e comincia appunto a lavorare a Parigi, dove trasferisce, come dire, la gran parte delle sue attività.